Allora, ricominciamo anche questa sera con la diretta Facebook del sindaco nei confronti della città di Capua, con la volontà di rispondere sempre alle vostre domande e anche avere questa mezz'ora, i famosi 30 minuti di confronto con la città per poter dare anche delle indicazioni dei percorsi di atti che stiamo facendo e anche dei ringraziamenti. Infatti, voglio iniziare questa diretta ringraziando sempre quanti in tutto il tempo della problematica Covid, nel momento di massima emergenza, sono venuti incontro alla città di Capua con atti fondamentali, atti legati dal cuore, atti di donazione, atti di collaborazione, di disponibilità. E tra queste persone voglio anche ringraziare, perché non l'ho fatto durante le riprese giornaliere, l'azienda, la Capua Bioservice, che in maniera autonoma ha voluto donare una cifra importante all'amministrazione comunale per l'emergenza Covid. Questo è un segno forte, perché una delle realtà imprenditoriali, aziendali del nostro territorio decide di operare per il territorio. Per me è un bel segno, e quindi avevo desiderio di ringraziare. E ringrazio anche per il piacere che mi hanno fatto vivere la settimana scorsa tutto il comitato, tutto il gruppo della Protezione Civile della città di Capua, che insieme alla Croce Rossa hanno organizzato nella piazza d'Armi una presentazione delle loro attrezzature, dei loro uomini, delle loro donne, della loro forza presente sul territorio. Una bellissima presentazione con fotografie, momenti di cordialità e anche di presentazione. Hanno voluto far conoscere al sindaco e all'amministrazione comunale di cosa sono in possesso e che cosa sono in grado di fare. Veramente è stata una grande soddisfazione per Capua, e anche posso dirvi una serenità, perché mi hanno dimostrato capacità in questo tempo, e ancor di più anche con questa loro forza e questa loro presentazione. Vi ricordo sempre di scrivere le vostre domande in modo tale che io possa leggere e darvi risposta, e di condividere la diretta. La condivisione della diretta è fondamentale, perché serve a quanti vogliono di mettersi in contatto durante questa mezz'ora e poter fare chiaramente delle proprie domande. Una cosa pure tra le domande che ho ricevuto: Esther Scialla, che mi chiedeva se era possibile mettere a nuovo e sistemare anche con un proprio sforzo la rotonda di Porta Napoli. Voglio dire ad Esther che noi il 27 andremo in consiglio comunale, cioè nella giornata di mercoledì, e porteremo dei punti fondamentali: il regolamento sull'affidamento proprio delle aree verdi, i comitati di quartiere, che sono la parte principale di un'amministrazione partecipata, che è uno dei punti forti e una delle cose in cui maggiormente credo in questa esperienza elettorale, e anche il regolamento sulle associazioni. Cioè, stimoliamo naturalmente tutte le forme di aggregazione, di incontro, di rispetto rionale, di attività diretta dei cittadini sul territorio, riconoscendo a queste realtà un ruolo importante e anche un'interfaccia diretta tra loro e la parte amministrativa della città di Capua. Mi hanno pure chiesto se abbiamo in programma la riapertura, chiaramente, degli uffici comunali con il personale. Dico che oggi, con l'intervento del medico competente, abbiamo fatto la visita medica a tutti i dipendenti del comune di Capua, in vista chiaramente di un reintegro maggiore della forza lavoro all'interno dell'ente. Ricordo sempre però che il decreto e la volontà di governo è quello di stimolare sempre il lavoro da casa, quindi noi cercheremo di far collimare le due cose. Comincio a leggere qualche. Maria Rosaria Meri: buonasera signor sindaco, ieri pomeriggio ero sul ponte di Capua, c'era un assembramento di persone, chi con la mascherina e chi senza, ma i controlli, che ora più che mai dovrebbero starci. Allora,
Maria Rosaria, ho fatto una lettera via PEC a tutte le forze dell'ordine del territorio, Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia Stradale e anche Polizia Municipale del Comune di Capua, chiedendo di intervenire con forza e di incrementare dove possibile i controlli sul territorio, perché anche io sono fortemente preoccupato dall'atteggiamento dei singoli cittadini, perché quello che bisogna dire è che l'accorpamento, l'assembramento lo fanno i singoli cittadini. Bisogna rispettare la distanza tra le persone, bisogna munirsi sempre di mascherina, si viene sanzionati. So che sono state effettuate delle sanzioni sul territorio, mi auguro che naturalmente i cittadini possano maggiormente comprendere. Ton Bacher, grazie caro sindaco per la sua disponibilità di dare informazioni costanti. Le mando tanti saluti dall'Olanda. Io sono Maria Rosaria D'Amico, non vedo l'ora di poter riabbracciare i miei genitori che abitano a Via Napoli. Ricambio anch'io l'abbraccio, Maria Rosaria, e grazie anche per i ringraziamenti. Sto cercando con tutta l'amministrazione di venire, di essere presente il più possibile e di provare a dare con chiarezza e prontezza risposta alle vostre domande. Anna Maria Fusco, buonasera sindaco, vorrei chiederle perché non si vede uno spazzino da più di 5 mesi per la piazza Rimembranza prima della Basilica. Allora Anna Maria, si sta intervenendo anche sulla fase dello sfacciamento e della pulizia della città di Capua, all'intero territorio. Abbiamo secondo contratto 2 mesi, che sarebbe maggio e giugno, per effettuare questo lavoro. L'offerta migliorativa punta sempre sull'operazione di 2 persone messe a disposizione dall'azienda appaltatrice, che è la Falzarano. Abbiamo ultimato in questi giorni tutto il centro storico della città di Capua, abbiamo iniziato dalla rotonda di via Martiri di Nassiria, inizieremo tra la zona di via Brezza e la zona della via degli Atleti, come viene anche definita, per poi passare periferie e Sant'Angelo in Formis. Amelia Cappuccio, ciao Luca, non ti dimenticare la potatura dei rami e disinfezione a Riviera Casilina, grazie di tutto, non è una novità, devi vedere la sera e fare disinfezione del pavimento sul ponte, ciao e buon lavoro. Allora, la potatura in questo momento non è più possibile, perché in questo tempo i rami e gli alberi non si può effettuare una potatura decorativa delle piante. Sarà fatto appena possibile. Per quanto riguarda lo sfalciamento e la pulizia, è stato fatto anche grazie all'azione di alcune realtà di volontariato in quella zona del ponte. La pulizia del ponte l'abbiamo fatto anche con macchine meccaniche, facendole salire sopra il ponte. Cercheremo con i comitati di quartiere e questo progetto delle associazioni di fare anche un'azione più radicale sull'intero territorio tra qui a poco. Alessandro Di Massimo, buonasera signor sindaco, sempre i miei più sinceri saluti e soprattutto grazie per tutto quello che state facendo per questa città. La situazione Covid-19, sempre una persona positiva. Allora Alessandro, ad oggi io non ho avuto il confronto del secondo tampone che questa persona avrebbe fatto. Il primo è uscito negativo, sto aspettando il riscontro da parte dell'ASL per dichiararmi la totale assenza di persone sul territorio. Però ad oggi io considero nuovamente i casi presenti pari allo zero, perché il primo risultato del tampone è stato comunque di natura negativa. Pietro Paternostro, buonasera sì Luca, come pensate di valorizzare il patrimonio della città di Capua, caserme dismesse eccetera? Allora, doppia valenza, il patrimonio inteso innanzitutto quello che già è di proprietà del Comune di Capua, poi esiste un intero patrimonio molto interessante che sono le caserme, dal Castello delle Pietre, dalla Sala d'Armi alla Mezzacapo, il Padiglione e tante altre strutture della città di Capua che sono di proprietà demaniale. Per quelle abbiamo richiesto
un trasferimento dallo Stato al Comune di Capua con un progetto di valorizzazione ed è in corso di procedura. Analoga operazione la stiamo chiedendo anche per il castello di Carlo V, che è presente nell'area del pirotecnico, da demanio militare a demanio dello Stato, società di servizi, sempre per la valorizzazione. Per quanto riguarda invece il patrimonio del Comune di Capua, che è vasto, ti posso assicurare che ci stiamo lavorando tanto, perché un patrimonio che produce in percentuale bassissima rispetto alla propria potenzialità, ed è in corso una serie di valutazioni proprio per creare un incarico che ci possa rendere più edotto sulla conoscenza del nostro patrimonio e possa veramente innescare un principio di valorizzazione mediante vendita, affitti e utilizzo dello stesso, chiaramente a favore della città. Rosaria Zaccariello: signor sindaco, vi volevo domandare dei buoni libri. Niente. Allora, per i buoni libri, che sono oltre 800 richieste, la banca che precedentemente gli altri anni effettuava il pagamento recandosi direttamente presso la filiale, quest'anno per problematica Covid avrebbe una grande difficoltà ad effettuare questa operazione, quindi stiamo organizzando per l'accredito direttamente a chi giustamente ha fatto richiesta e a chi spetta il buono libro tramite l'IBAN, e quindi ci sarebbe il trasferimento diretto sul conto corrente a favore di chi ha fatto la richiesta. Mi auguro di essere anche in questo molto veloce. Lidia D'Angelo: buonasera signor sindaco, un po' di controlli, molta gente senza mascherina. Lidia, lo dicevo prima, l'ho segnalato alle forze dell'ordine, il mio comando di polizia municipale lo sta effettuando. Non posso scendere io più che fermarmi vicino a dei giovani, a delle famiglie, a delle persone, chiedere un distanziamento sociale e l'uso della mascherina, non posso. E tocca un po' un livello di crescita, Lidia. Se ognuno di noi in qualche modo, guardando l'amico, guardando il figlio, guardando la persona che ti sta accanto, chiede di indossare la mascherina e naturalmente la indossa per primo, possiamo dare un percorso di crescita. Mario Ventriglia: buonasera Luca, ma per quanto riguarda la villa comunale, una volta c'erano dei lavori, poi si è fermato tutto. E poi un'altra domanda: lo spazio verde per gli animali verrà mai fatto? Allora, la villa comunale attualmente è stato sistemato dall'associazione, dalla Proloco, che per un tempo e ancora oggi ha preso a cuore la villa comunale ed effettuato lo sfalciamento e la pulizia della villa. Stiamo mettendo in piedi un bando proprio per l'assegnazione, in modo tale da valorizzarla e utilizzarla. Per quanto riguarda lo spazio verde per gli animali, ci sono dei progetti e delle idee in corso di valutazione. È naturale che probabilmente dovrà essere fatto comunque o in aria o in sinergia con privati. Ci aspettiamo che l'operato dei comitati di quartiere, delle associazioni e l'adozione delle aree verdi possa produrre anche questo a favore della città. Paola Casale: mi scusi signor sindaco, le ho chiesto per le buche sulla via degli Atleti e via Villarella, grazie. Allora Paola, noi una serie di buche già nei giorni scorsi le abbiamo chiuse, anche abbastanza ad essere onesto, anche con l'aiuto della ditta Fiore che ci è venuta incontro in alcuni interventi e anche con l'aiuto diretto da parte della protezione civile, che ci sta dando una mano con i sacchi di asfalto a freddo proprio dove il problema diventa un po' più serio. E è chiaro che dobbiamo chiudere gli atti di bilancio. Abbiamo individuato all'interno del bilancio degli importi, vogliamo andare verso la manutenzione delle scuole, verso la manutenzione stradale, stiamo individuando degli importi per le politiche sociali, stiamo immaginando di venire incontro alle problematiche rionali, alle associazioni. È naturale che una coperta dove tiri si accorcia, quindi stiamo cercando di rispondere in tutte le direzioni, però anche su questo delle buche ho grande certezza di riuscire, perché sto trovando un riscontro unico con tutto ciò che è protezione civile del territorio di Capua, che vi posso assicurare essere una realtà come mai vista, una cosa veramente perfetta. Poi vediamo un attimo.
attimo. Allora, Alessandro Flaminio, buonasera sindaco, spero sia sempre sul pezzo per difendersi da attacchi inutili, facile parlare ora dopo aver fatto danni in passato. Alessandro, grazie, non serve, cioè, ti ringrazio sull'idea, sì, non ho una situazione perfetta, non ho una mini, giustamente non ho una macchina che è tirata al lucido, esco da un dissesto, ho personale ormai avanti nell'età, tantissimo sta andando in pensione, si svuoterà l'ente in un giro di 2 anni, quindi problemi ce ne sono, però contemporaneamente chi è operativo nell'ente, la forza che voi avete eletto, la squadra di giunta, le persone che mi stanno dando una mano, tutto lo staff che sta attorno a noi, ci veramente sta segnando positivamente le azioni che noi stiamo mettendo in piedi. Credo che in un tempo non troppo lungo riusciamo a mettere dei tasselli che poi potrebbero essere naturalmente dei moltiplicatori di idee. Lavoriamoci, grazie però comunque per l'input. Giuseppe Costanzo, sono 2 settimane che non si hanno notizie per i commercianti e il bando che aveva promesso. Allora, il bando è in corsa, è un bando ottenuto grazie alla Regione Campania con l'ambito. Noi abbiamo stimolato in sede d'ambito che 100.000 euro dovessero andare nei vari comuni per la problematica commercianti, e c'è anche una voce per le famiglie con studenti universitari che hanno subito danni nel periodo del Covid. Lo porteremo, se tutto va bene, come atto finale di giunta nella giornata di giovedì, e prevede praticamente una distribuzione di somme, chiaramente mai troppe, perché noi sul Comune di Capua, al Comune di Capua aspettano il 32.000 euro, essendo il 32% degli aventi diritto in chiave d'ambito. Però comunque riusciremo a dare qualcosina, e se ci riusciamo, come dicevo già l'altra volta, stiamo cercando di immaginare anche altre forme per venire incontro ai commercianti. Una delle forme, lo dico, è anche il DL Rilancio, che fa una deroga all'utilizzo degli spazi pubblici per le attività commerciali fino al 31 ottobre, e l'incremento dovrebbe non rientrare in fasi di costo, e questa è un'altra opportunità per far sì che le nostre attività commerciali possano riprendere prontamente, utilizzando non solo lo spazio all'interno dei locali, che comunque per limiti Covid sono limitati, ma anche lo spazio su strada. Felice Ciccone, buonasera sindaco, visto che ci sono le risorse per l'edilizia scolastica, perché non si interviene per mettere in sicurezza specialmente a Sant'Angelo? A settembre i bambini tornano e troveranno la stessa situazione attuale. In realtà non è che ci sono le risorse le stiamo costruendo chiaramente nella chiusura del bilancio. Noi abbiamo delle entrate, abbiamo delle uscite, stiamo cercando naturalmente durante questi spostamenti di dirottare più somme possibili in tutte quei capitoli e quelle voci alle quali teniamo tanto, che come dicevo prima sono le strutture scolastiche, la manutenzione, gli spazi pubblici, il decoro urbano, la messa in sicurezza degli spazi che toccano la città di Capua. Ribadisco, le somme non sono mai tante, ma credo, visto l'operato di questi giorni tra tutti i consigli comunali, l'assessore a bilancio e i funzionari dell'ente, che qualche risultato buono potremmo raggiungerlo. Maria Romano, sera signor sindaco, volevo sapere per il bonus disabilità della 104 quando esce la graduatoria. Il bonus disabilità, e chiaramente si è concluso come richiesta, noi abbiamo inviato l'intera documentazione alla Regione Campania, dobbiamo attendere l'atto finale della Regione Campania. Adesso i cittadini lo hanno segnalato, l'amministrazione ha raccolto le domande come era da decreto, da ordinanza, il blocco è stato spostato tutto in Regione Campania, stiamo attendendo come voi. Comunque mi informerò e non posso, perché non dipende da me, ma certamente mi informerò per cercare di velocizzare anche la distribuzione. Costanzo, ti ringrazio, apprezzato la risposta, grazie. Poi vediamo un attimo,
Antonio De Cecio, buonasera. Ma chi percepisce il reddito cittadinanza non potrebbe dare una mano dove ci sono carenze? Questo è il progetto del reddito di cittadinanza. È un progetto sul quale noi ci stavamo già lavorando. La problematica Covid ha bloccato tutto l'iter. Noi abbiamo fatto anche degli incontri perché in realtà il governo non ha concluso l'iter del reddito cittadinanza. Sono state fortunatamente date alle persone che avevano delle problematiche economiche queste somme. Dico fortunatamente perché almeno in tempo di Covid è stato un buon riscontro economico a chi veramente sta subendo anche questa crisi lavorativa e familiare nonché alimentare in questo tempo. Però stiamo portando avanti comunque il progetto per far sì che queste persone che hanno desiderio di essere utili per la città possano dare un loro contributo anche nelle azioni della città. Vi richiedo sempre, come all'inizio, di condividere la diretta il più possibile, sempre con la speranza di poter raggiungere più persone possibili e cercare di accontentare a domanda la giusta risposta. Felice Ciccone, perché non vengono utilizzati i percettori? La stessa domanda, Felice, non l'avevo visto, e perché non possiamo ancora utilizzarli. I percettori del reddito cittadinanza potranno essere utilizzati non appena si conclude il tempo del bando e ci saranno dei tutor che indicheranno come procedere. Franca di spirito, signor sindaco, ci vogliono contenitori per abiti usati, altrimenti dove dobbiamo buttarli? Grazie. Franca, ce ne sono alcuni sul territorio, però mi informo meglio. So che però ci sono anche associazioni che raccolgono abiti usati e molto spesso riescono anche a distribuirli a persone che ne fanno richiesta. Quindi potresti informarti. Sicuramente Don Raffaele Paolucci, che è il presidente della Caritas con la Chiesa Porta Roma, può esserti utile, perché dove c'è il punto di distribuzione della Caritas c'è anche il punto degli abiti, nonché il punto per le attrezzature sanitarie, per chi ha bisogno, tipo carrozzine, bastoni, percorsi diciamo di servizio, naturalmente tutto distribuito nel modo gratuito. Vediamo un attimo. Stefania Fazzone, buonasera sindaco, volevo chiederle di creare degli spazi verdi affinché, sempre con le dovute precauzioni, i piccoli accompagnati dai genitori possano giocare e anche gli adulti possono fare esercizi di ginnastica. Grazie per il lavoro che sta facendo. È in programma ed è in progetto l'utilizzo degli spazi pubblici come anche strutture attrezzate. Noi abbiamo messo in piedi anche un progetto che tocca i fossati, naturalmente anche un'assegnazione futura della villa comunale si orienta verso questa attività, e anche il recupero delle aree verdi da parte dei comitati stimoleranno la creazione di spazi attrezzati. Dico questo che stimoleranno perché l'amministrazione vorrà attribuire una corsia preferenziale a tutti i comitati di quartiere, a tutte le associazioni che si aggregheranno e daranno disponibilità in una forza di dialogo e di crescita sul territorio. Amalia Maria, all'imbocco di via Umberto d'Aquino dall'Appia ci sono buche sull'asfalto da oltre un anno. Qualcuno che provveda prima che qualcuno si rompa una gamba. Amalia, una cortesia, puoi fare una foto alle buche e puoi mandarle pure sulla mia pagina e io le giro all'ufficio tecnico e al responsabile, all'assessore, al consigliere delegato, perché è un modo per essere anche più pronti ad intervenire. Io mi piglio a cuore la richiesta specifica girandola a chi sta seguendo questo percorso su tutto il territorio. Allora, Maria Iannello, contenitori per abiti al Conad nel parcheggio, ecco qua, grazie Maria, è un'informazione utile, quindi c'è un contenitore tramite alle spalle dove c'è il parcheggio del Conad, quindi per quanti hanno desiderio di consegnarlo presso gli abiti, presso il contenitore, è possibile farlo.
Vediamo un attimo, volevo, ne approfitto, stamattina è ripartito il mercato cittadino con non pochi sforzi, non è stato facile, siamo riusciti a confrontarci con tutti i mercatari, abbiamo condiviso insieme a loro un progetto, attualmente l'intera area mercato è stata chiusa dall'utilizzo esterno, anche per la problematica Covid, viene disinfettata prima di ogni chiaramente giornata legata al mercato, abbiamo protetto i bagni con l'obiettivo di recuperarli. Tenete presente che i bagni vengono vandalizzati il giorno dopo che vengono ristrutturati. Per tale ragione, prima di ristrutturarli, stiamo facendo una chiusura di accesso ai bagni che verranno aperti chiaramente nell'occasione della giornata del mercato e posizioneremo anche delle telecamere nell'area in modo da tutelare chi sta all'interno del mercato e anche a tenere più preservato e controllato quest'area. Quindi ringrazio veramente l'assessore al commercio, il consigliere delegato, tutta la squadra di volontariato e gli uffici che hanno fatto un lavoro immane per riuscire a 2 giorni dall'ordinanza di De Luca a rendere apribile l'area del mercato e anche ai mercatari che hanno dato grande disponibilità a venire a partecipare e a condividere le nostre scelte di gestione. Poi Rosanna Scialdone, buonasera sindaco, questa sera ho rischiato di sbattere a terra perché sono inciampato in un paletto rotto su via Gran Priorato di Malta di fronte al panificio, questo è uno dei problemi delle strade del centro. Allora Rosaria, oggi ho fatto un incontro con tutto lo staff tecnico, il comandante di polizia municipale, l'assessore ai lavori pubblici, l'ingegnere greco delegato ai lavori pubblici per funzionari, il segretario comunale, io e il vice sindaco Pasquale Frattasi per chiedere con forza la rimozione dei paletti su Corso Gran Priorato di Malta perché sono divelti, danneggiati, deformati e c'è solo il coperchietto a terra. Lo faccio per quanti negli anni veramente sono caduti e si sono fatti male. Penso sia stata una scelta scellerata quella di posizionare degli ostacoli, dei birilli ad ostacolo nella città di Capua. Se ci riesco veramente in un tempo non troppo lontano, rimuoverò i paletti su Corso Gran Priorato di Malta e completo la rimozione anche su via Ettore Fieramosca e quanti altri punti rappresentano ad oggi un momento di pericolo. La rimozione del paletto alla rimozione seguirà la striscia continua perché quella è un'area pedonale. Il disegno a terra dell'omino perché è un'area solo pedonale, non ci si può parcheggiare, e il posizionamento del divieto di sosta. Quindi alla rimozione del paletto dovete sapere, lo dico a tutti, che qualora una macchina dovesse sostare in quell'area percepirà una sanzione pari a 84 euro, che è la sanzione perché è come aver parcheggiato sopra un marciapiede. Quindi io vado incontro in una direzione, naturalmente i cittadini devono rispettare quanto indicato dalla segnaletica stradale. Umberto Guarino, sindaco, un giorno ci libereremo dei nanopaletti e di quei pericolosissimi spazi di sudore che escono dall'asfalto. E ho appena detto come è andato lo sviluppo della giornata di oggi. Giovanni Nocera, carissimo sindaco, ci sono novità per l'installazione? Sì Giovanni, allora Giovanni Nocera, che ringrazio, che è il presidente dell'associazione Prologo di Sant'Angelo Informis, ci ha mandato una lettera nella quale ci dice che hanno recuperato delle giostrine e ce le vogliono donare alla città di Capo per installarle in un'area pubblica. Quindi ne approfitto per ringraziarlo perché io credo che questo è il modo di fare attività partecipata tra l'amministrazione e i cittadini, ancora di più i cittadini che già lavorano in una forma associativa. E in questi giorni, Giovanni, se ti fa piacere ci incontriamo un secondo e vediamo di rendere concluso l'iter da voi avviato. Quindi questo è il minimo che posso fare dinanzi a un'azione positiva da voi avviata. Poi vediamo un attimo andiamo un po'. Grazie sindaco da parte di Vittorio Buglione, grazie a te Vittorio, condividete, ribadisco la pagina, cioè questa diretta per fare in modo che a tutti possa arrivare. Vediamo un attimo,
contenitori, aspetta. Ah, un'altra cosa, ne approfitto visto che me l'hanno segnalato già nei giorni scorsi, la problematica dei parcheggiatori. Si è detto tanto in questi giorni, noi siamo in contatto con la società che attualmente fa il servizio parcheggi nella città di Capua da circa 11 anni. Dobbiamo rincontrarla perché la società in questi ultimi tempi è morosa nei confronti dell'ente relativamente agli ultimi incassi relativi al sistema dei parcheggi. Noi l'abbiamo contattata, lei è disponibile a un confronto. Noi vogliamo che lei riparta naturalmente sul territorio, garantendo anche agli operatori, ai lavoratori una garanzia di lavoro che per noi è fondamentale. Devo anche dire che è bello sentire gli operai, gli operatori che parlano bene della propria azienda a distanza di 11 anni di attività. Vuol dire che comunque c'è un feeling, c'è una forza all'interno dell'azienda. Naturalmente noi stiamo preparando anche un bando che rivedrà tutto il sistema parcheggi della città di Capua con un ridisegno degli stalli, l'individuazione anche di stalli bianchi e di stalli chiaramente riservati a quanto ne hanno diritto e naturalmente di vedere anche un'ampia zona più grande con altre aree parcheggio a prezzi differenti per dare a tutti i cittadini la possibilità di scegliere dove parcheggiare e a che costo all'interno della città di Capua. Anna Maria Viggiano, c'è una data dell'inizio dei lavori di Carlo Santacada. Anna Maria, la data c'è sempre, nel senso i lavori non sono mai ufficialmente ultimati. Il Covid ha creato grande confusione nei cantieri che hanno visto la sospensione obbligata. Loro hanno presentato anche tutti gli atti per la messa in sicurezza secondo il Covid-19. Io so che debbono solo incominciare, cioè c'è già la comunicazione di ripresa dei lavori da parte del dirigente e da parte dell'assessorato a ramo, quindi dobbiamo solamente ricominciare. Non ti posso dare il giorno preciso, potrebbe essere domani, potrebbe essere 7 giorni. Mi auguro il più presto possibile. Comunque, sarà mia cura, appena finita la diretta, di chiamare l'assessore per stimolare questa partenza. Marco Carino, buonasera sindaco. Nel momento la ditta riparte per il parcheggio, non ci dimentichiamo degli abbonamenti per i residenti e i commercianti. Marco, condivido in pieno, abbiamo parlato più volte assieme. Questa è un'operazione che naturalmente può andare a buon fine non appena viene effettuato il bando del nuovo sistema di parcheggio a raso, che naturalmente prevederà all'interno del bando stesso anche la possibilità di utilizzare degli stalli dedicati sia per i residenti sia per i commercianti, naturalmente a un costo giusto. Però ricordo anche che l'attuale ci sono già parcheggi nella città di Capua che fanno anche abbonamenti mensili che possono andare bene per residenti e commercianti già attualmente esistenti, ma non significa che non dobbiamo farne altri. Poi allora Umberto Guarino, sindaco. Aspetta, ho perso. Si era parlato di telecamere per scoraggiare gli scellerati di buttare rifiuti stile barbari. Io sotto il mio portone trovo tutti i giorni ogni tipo di rifiuti. Allora, Umberto, il sistema delle telecamere non solo se ne era parlato, ma molte di queste sono anche già attive. Abbiamo installato le telecamere agli ingressi della città che già sono perfettamente funzionanti e vengono utilizzati anche dalle forze dell'ordine ogni qualvolta succede qualcosa sul territorio. Teniamo altre telecamere nel centro della città di Capua, stiamo lavorando con un progetto per metterle tutte in rete e dare questo segnale al comando di polizia municipale che possa naturalmente controllare sia la sicurezza della città, ma anche l'eventuale abbandono degli ingombranti e dei rifiuti da parte dei cittadini che ancora non riescono a comprendere che il percorso della raccolta differenziata è un senso di benessere ed è corretto farlo anche nel rispetto proprio e dell'intera città di Capua. Ferrara, scusami, Enza, buonasera, ma per il bonus affitti si sa qualcosa? L'ho detto già prima, anche per il bonus affitti è un percorso Regione Campania, abbiamo concluso tutto l'iter e dobbiamo attendere adesso la chiusura dell'incartamento da parte degli uffici
regionali. Noi quello che potevamo fare, cioè divulgare l'informazione, accogliere le domande e inviare tutto in Regione Campania, lo abbiamo fatto perfettamente grazie, ribadisco, all'operato delle politiche sociali della città di Capua, che veramente in questo tempo ha lavorato benissimo. Quindi credo che noi ci siamo con i 30 minuti che abbiamo deciso di mettere a disposizione io con voi. Ribadisco sempre, vi sembrerà curioso, strano, ma io veramente continuerei ancora, perché la diretta è un momento veramente valido. Vi chiedo di continuare a scrivere domande, perché come avete visto alla partenza della diretta, io parto molto spesso dalle domande che i cittadini hanno lasciato sulla mia pagina, e vi chiedo anche di segnalarmi delle cose che secondo voi non vanno, e anche delle idee, perché potrebbe essere anche che possa venire all'amministrazione qualche idea interessante. Concludo ricordando il Consiglio Comunale del 27, nel quale noi discuteremo una serie di punti, ma una delle più belle cose sarà il regolamento per l'affidamento delle aree verdi, quindi prendetevi a cuore questa possibilità, il regolamento sulle associazioni, che è fondamentale, e l'avvio dei comitati di quartiere, che saranno lo slancio della nostra città. Grazie.